Bentrovati cari buongustai, a Casa Twin Tour si è fermata nel centro storico di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Andremo a Casa Noia, lì vi aspetterà un'occasione davvero speciale, non perdetevi nulla. Se avessi mani grandi grandi quanto il mare, potrei impastare tutto il grano del mulino, preparerei un pane grande quanto il mondo, per farlo cuocere lo porterei dal sole. Mio il piacere. Bene, fammi chiudere la porta perché prego, so prego. Che hai preparato delle cose per noi, prof, eccezionali. Sì, che cosa? Abbiamo preparato un bel evento che spero che sia di vostro gradimento. Lo è, sì, perché noi siamo ritornati a Trebisacce, a Casa Noia, proprio per questa occasione. E so che coinvolgerete tutti i cinque sensi? Certo, sì. Ecco. E ci sono che i nostri due chef che hanno preparato, cioè Gaetano e Mimmo, che hanno preparato qualcosa di speciale e di conseguenza... Bene, meritava. Vogliamo proporre attenzione. Questo. D'accordo, e allora, quindi, cari buongustai, andiamo? Che cosa ci aspetterà in questo tour? Andiamo. So che ci sono anche due protagonisti che sono stati scelti proprio per degustare queste abili preparazioni e il coinvolgimento di questi cinque sensi. Certo, dai, andiamo. Portami dagli chef. Prego. Prego Ludovico. Prego Roberta. Cappuccino di zucca con gamberi rossi del Mar Ionio, rifinito con dressing alla camomilla. Tessuto in abbinamento velluto, vino in abbinamento al piatto, Demetra, azienda Francesco Malena, 50% di Chardonnay, 50% greco bianco, musica in abbinamento Back to Life di Giovanni Allevi. Abbinamento sensoriale, olio di bergamotto. Per una buona degustazione è consigliabile versare il dressing alla camomilla sul cappuccino. Buona degustazione. Thank you.
autogestione in questa villa meravigliosa, Casa Noia a casa tua, con il nostro Mimmo Rosselli, chef ben trovato, e Gaetano Rotondaro. Come va? Bene, grazie. Tutto bene? Benissimo, grazie. Io direi che sta andando benissimo a chi è seduto comodamente in una delle sale di Casa Noia. Allora, Mimmo, andiamo subito a te. Abbiamo fatto questa presentazione, già questo antipasto, per proporre una degustazione nuova che coinvolga un po' tutti i sensi. Spiegaci qual è il tuo obiettivo. Sì, l'intento della cena è soddisfare i cinque sensi: il tatto, la vista, l'udito, con l'abbinamento della musica, il gusto, i profumi che ne derivano dal vino, dal cibo, ecco, nello stesso tempo. Quindi ricostruiamo un attimo la struttura dell'antipasto. Partiamo proprio dalla base. Noi abbiamo naturalmente già sentito che cos'è che avete servito, cosa avete dato in degustazione, addirittura anche uno spruzzo sul cucchiaio di ceramica di olio essenziale di bergamotto, sì, per rendere ancora la pietanza più armonica, ecco, nello stesso tempo coinvolgere anche i commensali, ecco, renderli partecipe nella degustazione, nella percezione di gusti e di sapori. Ecco. Andiamo nel dettaglio invece di questa preparazione, di questo cappuccino, vero? Cappuccino di zucca, sì, con gamberi rossi e del Mar Ionio, giustamente. Chiaro, certo. E con un dressing alla camomilla. Un dressing alla camomilla. Per cui avete visto, tutto guidato sapientemente dagli chef, e comunque diventano anche protagonisti. Voi diventate a tutto tondo protagonisti di questa degustazione, di questo percorso sensoriale. L'abbinamento con un vino bianco, l'abbiamo già sentito, un Demetra, e poi si continua. Quindi questo è solo l'antipasto. Esatto. E a fare da sfondo naturalmente le musiche di Giovanni. Di Giovanni Allevi, sì. Allevi. Tessuti è un dettaglio importante, il velluto era la proposta dell'antipasto, mentre invece come si continua, Mimmo, con il secondo piatto? Bene, si continua con dei piccoli fiocchetti di spigola e biondo di Trebisacce, che è un agrumo particolare, tardivo, proprio caratteristico del comune di Trebisacce, ecco. In abbinamento col tessuto abbiamo abbinato uno chanton in seta, ecco, giusto per rendere un po', ecco, sempre armonico la degustazione. Chantun in seta, perché a un certo punto il fondo di questi fiocchetti è un fondo di? È una vellutata di piselli. E quindi altro che seta, la setosità di questi piselli incontrano al tatto. Al tatto, guardate un po', questo chantun di seta, che è una seta naturalmente preziosa, molto particolare. Ma chi è che si è studiato un po' questi abbinamenti? Tutti e due insieme, voi collaborate, sì, diciamo, giusto? Che noi collaboriamo sempre insieme, quindi un'idea viene da una parte, un'idea viene dall'altra, tutte e due danno, ecco, le conferme. Ecco, la merceologia del tessuto a chi appartiene? Beh, diciamo che è di comune accordo, le abbiamo provate, accordo. Studiate, quindi Avete capito? Chef che sono anche degli abilissimi conoscitori di tessuti per le loro tovaglie, per non mancare mai nulla nella cura dei dettagli, è quello importante. L'abbinamento ai vini naturalmente viene fuori anche da un percorso. Sì, sensoriale, certo, sensoriale, abbiamo di fatto formazione. Sì, degli abbinamenti per accentuare sempre di più e valorizzare i piatti, perché l'abbinamento perfetto è dato dal piatto che richiama il vino e il vino che richiama il piatto. Quindi l'armonia dei sensi.
piatto proposto è in realtà un secondo piatto, uno sformatino. Uno sformatino di salmone con patate silane. Una spuma di formaggio con una polentina tenua. Polentina come fondo, poi questo spumone molto consistente di salmone. Sì, è una spuma di formaggi elaborata con un sifone che abbiamo aggiunto una bomboletta di ossigeno alimentare, ecco, giustamente da qui riprende la spuma. In abbinamento come tessuto abbiamo abbinato una tela aiuta, ecco, la tela aiuta richiama un po' la granulometria della polenta, ecco, un po' granulosa. E anche di questo muffin, insomma, di questo sformato che all'interno sì, è... Esatto, patate, silane. Grumoso comunque, gli amidi che si incontrano e poi anche il colore. Guardate il dettaglio del colore, sia nell'antipasto che nel secondo piatto si riscontra anche questa percezione visiva che è un concerto, perché certo, abbiamo proprio il colore del rosa tenue, quindi un salmone. Certo. E l'abbinamento, naturalmente, un abbinamento sempre con le cantine che firmano i piatti preparati nella settima edizione da casa tua, quindi un Demetra bianco fino al primo piatto, poi abbiamo iniziato invece con un rosso Demetra. Come si conclude una mattonella generosissima di dolce? La magia Casanoia. La magia Casanoia, questo è vero, è la una magia. La magia Casanoia, sì. Perché ci sono trionfi di colori e poi di consistenze. Dai, ditemi un po'. Partiamo da questo dessert. Base di? Base era una torta al cioccolato con una crema pasticcera. E poi sopra abbiamo messo un sospiro e su poi abbiamo coperto con una panna di colore sia rossa che bianco. Quindi avete creato un po' l'unione tra il rosa, no? Che è il colore dell'eleganza, di tutto ciò che è finezza, insieme al bianco anche, no? Sì, il rosa e il bianco sono due sfumature molto eleganti. Un effetto cromatico, infatti... Il nome, ecco, riprende la magia di un dessert in Casanoia, ecco, proprio questo, dalle sfumature del bianco, del rosa tenue, ecco, se così possiamo... Bene, quello che poi è il paesaggio che possiamo riscontrare anche uscendo da questa casa, che è infinito, c'è il sole sempre che si infrange naturalmente su questi tetti, queste case abbastanza colorate, poi abbiamo questo mare, questa terrazza che davvero rende tutto molto molto suggestivo. Non dimentichiamo l'aspetto della musica, l'accompagnamento, quindi Back to Life è stato la base che ha accompagnato l'antipasto, mentre gli altri piatti... La stanza dei giochi sembra di Giovanni e Levi, My Family, Come With Me, l'ultima abbinata con il dessert. Con la magia. Come With Me, abbinata con la magia. Allora, cosa dirvi? È necessario naturalmente chiedervi come fare. Se volessimo rivivere questa emozione, dovremmo intanto recarci a Trebisacce, intercettare Casanoia, quindi in un certo senso il nostro caro amico Salvatore Noia, il professore Noia, e poi eventualmente, anzi prima o contemporaneamente, mettersi in contatto con voi. Voi camminate sempre insieme, quindi io vado da lui. Dai, fa per tutti. I riferimenti di contatto sono il mio sito internet, che è www.mimorosselli.com, indirizzo di posta elettronica info@mimmorosselli.com. Speriamo di sorprendervi anche a voi con delle cene particolari, ecco.
Bene, dovete soltanto chiedere, è vero Gaetano, devono soltanto chiedere, dopodiché voi penserete, naturalmente anche rispetto alla stagionalità, rispetto all'offerta del territorio di quel determinato momento, a mettere a concerto un po' tutto. Le campane suonano anche a festa. E quindi direi, cari buongustai, se volete rivedere i dettagli di questa puntata di A Casa Tua, di questo speciale tour nel centro storico di Trebisacce, potete andare sul nostro sito internet www.acasatua.tv e rivedere sul canale YouTube A Casa Tua TV tutte le volte che vi pare, anche in tutto il mondo. Grazie ragazzi per l'attenzione, loro grazie, tra l'altro insegnano all'istituto alberghiero, alla scuola professionale, sì, giusto? Trebisacce. E quindi ragazzi vi verrò a trovare uno di questi giorni. Grazie mille per questa straordinaria emozione. Non perdete tra pochissimo la ricetta dello show cooking di A Casa Tua. Vi aspetto! Bentrovati cari buongustai anche oggi nella cucina di A Casa Tua, sempre presso Alindar Cucine, Industria Arredamenti. Oggi realizzeremo un couscous per ringraziare che siamo mediterranei, siamo figli del Mediterraneo, e quindi grandissimo parterre di ortofrutta del territorio. Ortofrutta perché? La frutta che cosa c'entrerà? C'entrerà perché sarà un couscous un po' agrodolce e la frutta sarà disidratata, dei mirtilli neri, dell'ovetta di Corinto passita, anche un po' di zenzero, un po' di mango disidratato e ortaggi quanto basta, con una sferzata di vitamine, sali minerali, rimineralizzanti, perché questo caldo davvero sposta tantissimo e affatica parecchio. E allora andiamo a elencare più o meno quali sono gli ingredienti per realizzare il nostro couscous al Mediterraneo, e poi vi dico che potreste alternare tranquillamente il couscous a qualsiasi altro tipo di cereale, orzo, farro, riso, oppure la nostra straordinaria pasta, uno dei formati artigianali della nostra pasta, del pastificio Gioia, orecchiette, magari anche strozzapreti, perché no, i capunti, i cavatelli, insomma, quello che vi pare. L'importante è che mettiate un carboidrato, addirittura potreste condire anche delle patate della Sile GP a tocchetti. Allora, melanzane che ho già reso a funghetto, dovete prendere le melanzane, possibilmente quelle scure piccoline, le dovete fare spurgare con del sale, un bel peso su, poi le strizzate, le lavate e le ripassate in padella. In questo caso io le ho ripassate non con aglio ma con dello zenzero fresco, olio extravergine d'oliva, mettete un po' anche di aceto di mele o aceto di vino bianco e le fate marinare anche con un po' di mentuccia. Vanno bene anche delle melanzane grigliate o magari trifolate, come piacciono a voi, del tonno di ottima qualità all'olio extravergine d'oliva o al naturale per chi lo preferisse. E pomodorini datterini dell'azienda agricola francese li abbiamo a Villa Piana in provincia di Cosenza, con percentuale di nickel praticamente assente, direi quasi assente, quindi potete farne incetta anche chi avesse qualche intolleranza. Olive nere a modu deco e poi una ratatouille di ortaggi di stagione, carota, peperone, cetriolo, quello che avete a disposizione, poi del mais precotto, ovviamente dolce o anche al naturale ancora meglio, e menta fresca e poi bacche fresche bio di goji italiano. Per aromatizzare utilizzeremo dell'aceto di mele e anche, se mai voleste caratterizzarlo con qualcosina in più, delle zeste di limone, succo di limone o magari anche un po' di succo di bergamotto, che non ci sta male. Fondamentale aromatizzare l'acqua con la quale andrete a sgranare il vostro couscous. Divertitevi alla menta, al basilico. Io adoro il timo, soprattutto in presenza di carne. In questo caso però stiamo utilizzando il pesce, ma mi piace perché ha questo
questo mi ricorda un po' le lumache, eh? O i vermituri, come si dice in tutta la Calabria, soprattutto nel catanzarese. Andiamo, va, sgraniamo il couscous, stessa quantità di acqua per sgranare la stessa quantità di couscous. Vi raccomando, anche generosi nell'olio, io di solito dico stessa, proprio non direi, un po' di più, ok? Andiamo a sgranare il couscous. Ecco, con subito mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, visto che abbiamo tutta questa verdura a crudo. Mettiamo il terra, ok, parliamo di terra oggi, abbiamo sentori di terra e quindi andiamo ad utilizzare il nostro blend dell'azienda agricola Carbone, Ottobratica, Tombarello e Cicciarello, oramai famoso in tutto il mondo. Ecco qua, bisogna soltanto farla sobbollire un po' l'acqua, con il timo, la vostra erba aromatica. Ok, per il momento può andar bene così. E cosa facciamo noi? Lo copriamo con un panno e poi lo lasciamo riposare un po', lo risgraniamo e se necessario aggiungiamo ancora dell'olio extravergine d'oliva. Allora abbiamo sgranato il nostro couscous, quindi con più o meno la stessa quantità di acqua aromatizzata al couscous, e poi abbiamo salato già l'acqua con il nostro timo. Lo abbiamo sgranato, coperto come avete visto, e poi abbiamo finito di realizzare la nostra ratatouille aggiungendo i pomodorini e tutto quello che abbiamo selezionato che caratterizzerà il gusto di questa pietanza. Saliamo, aggiustiamo, regoliamo sempre di sale e pepe. Mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, sempre terra, continuiamo con terra. Ok, un couscous per essere buono deve essere condito molto bene, perché ha questo sapore abbastanza stoppaccioso, no? Andiamo anche a versare dell'aceto di mele nel nostro couscous per dargli un tocco di acidità a questa insalata così rinfrescante. Andiamo a mettere della mentuccia e vi dico che andremo in tour dritti verso un centro antietà top skin della carissima Marcella Gervasi, grandissima imprenditrice che abbraccia con me l'identità, il gusto e il benessere anche nei trattamenti che ha da porre ai propri clienti. Ho avuto il piacere e il privilegio di curare il lancio di un trattamento antietà da effettuare naturalmente dopo l'estate, e quindi non perdetevi nulla, ha qualcosa da raccontarvi. Io vi aspetto qui, non andrò avanti molto, aggiungerò soltanto la frutta disidratata, mescolerò e intanto farò insaporire il nostro couscous. Thank you.
benvenute nel mio centro estetico Top Skin specializzato in anti-age over 35. Io sono Marcella Gervasi e oggi, in occasione del mio primo summer party, dove ho presentato il nuovo trattamento post-estate pelle di seta, quale occasione migliore, quale connubio migliore avere qui Anna, che chiaramente con la sua filosofia del benessere sposa perfettamente la mia, che abbino ai miei trattamenti. Abbiamo accolto insieme ad Anna le nostre clienti con prima l'essenza a base di menta ad azione rinfrescante, accompagnata ad una tisana a base di ananas e anche la menta, che chiaramente sono drenanti. Dopodiché le abbiamo portate nella sala allestita per la dimostrazione del trattamento e le mie operatrici chiaramente hanno provato questo trattamento e fatto conoscere proprio le nostre manualità dal vivo. Dopo la dimostrazione del trattamento abbiamo accompagnato sempre i nostri ospiti nell'altra parte, dove Anna aveva allestito un ottimo buffet con tutti i cibi del nostro territorio, gustosissimi e veramente un ottimo, anche belli da vedere oltre che da gustare. Se vi fa piacere, vi aspetto qui nel mio centro, che si trova in via Kennedy 26 a Rende. Siamo aperti da martedì a sabato dalle 9 alle 19, quindi orario continuato tutti i giorni, e eventualmente potete seguirci anche sulla mia pagina di Facebook, dove troverete tantissimi consigli per la cura della vostra pelle, anche da casa. La pagina è Top Skin Pelle Senza Età. Vi ringrazio e vi aspetto nel mio centro. Ciao! Meraviglia, Cherie, tu e tutto lo staff, verrò presto da voi e sono sicura non solo io. Allora andiamo ad aggiungere il nostro tonno, il nostro couscous, che poi tra l'altro è stata una delle pietanze che ho realizzato per il banchettino. E anche c'era Demetra, Chardonnay greco di Calabria, che non manca mai quando abbiamo piatti leggeri e delicati di pesce, di carne, di verdura. Ecco qua. Fantastico, vi ho aspettato in realtà per aggiungere la frutta disidratata. Vi raccomando, adesso noi lo andremo a dressare subito, a mettere subito nel nostro piatto il nostro couscous. Però se lo faceste insaporire per qualche ora non fareste proprio male, eh? In questo caso fareste proprio molto bene. Allora, giusto pochettino, abbiamo detto, quindi un mix di frutta disidratata, frutti rossi, meglio possibilmente, e anche un po' di zenzero, non lo dimenticate, io lo adoro, vi fa benissimo, un antinfiammatorio naturale, lo sapete, e quando le abbiamo le chicche ve le diamo. Allora, in ultimo aggiungeremo i nostri coralli, il superfood della cucina di A Casa Tua e della vostra cucina. Andiamo a prendere il nostro bel piatto, così ci piace, come se fosse una bella cascata di couscous, e voilà, non vi nascondo che fa proprio molto molto caldo. Ecco,
Avete dato un'occhiata anche alle nostre aziende, sì, rinfrescatevi, vi raccomando, rinfrescatevi soprattutto non solo con i nostri vini di Cantina Francesco Malena, i nostri distillati, magari quando il sole cala, vi prego, distillati straordinari di Caffo in tutto il mondo, rende la Calabria una regione di altissimo livello per la produzione di distillati e quindi anche famosa di conseguenza. E quindi grazie alla famiglia Caffo, ovvio. E poi acqua, bevete tantissima acqua. Calabria è meglio, quale altrimenti? Alla fonte della Madonnina. Aiuta anche a proseguire nei pasti perché stimola la digestione. Questo è un particolare che non dovete dimenticare, che non è proprio una caratteristica di tutte le acque che sgorgano naturalmente. Bene, così. Bacche fresche di goji, inno al nostro benessere. Accendiamo un po' i toni. Ecco, magari facciamolo uscire un po' così. Ecco qua. E poi, sempre per finire, la nostra mentuccia. È un po' carnevale con questo couscous oggi. Di solito io sono per i colori un po' monocromatici. Va bene, però quando ci sono tanti colori in cucina significa che abbiamo inserito anche tantissimi elementi nutrizionali e questo è fondamentale per mantenerci belli, sani e soprattutto per allungare la nostra vita, che non è male. E allora, ultimate il vostro pranzo o il vostro spuntino con un ottimo caffè Cannizzaro, vi raccomando, li chiedete su www.cannizzaro.it e poi, perché no, condite tutta la vostra vita con l'olio extravergine d'oliva, il trittico Coroneichi Ter e Laureanum, e non dimenticate assolutamente come primo piatto e in accompagnamento a tutti i vostri pasti il pane famosissimo di Cuti, la pasta del pastificio Gioia, e quando volete qualcosa di croccante andate a scegliere cosa, friselle, crostini, sfoglie di grano dell'azienda Colacchio. Non ho dimenticato nessuno, ultimate sempre con qualcosa o caratterizzate sempre qualche pietanza a base di bergamotto di Calabria con i prodotti del sud, il regno delle due Sicilie e l'Accademia del Bergamotto, e ricordatevi, se volete avere un volume per avere tutto questo a casa vostra con facilità e ricordarvi di metterlo in tavola, scegliete Sapori di Ordinaria Eccellenza. Grazie per l'attenzione che non è mai scontata, io vi aspetto tra pochissimo. Chissà perché, per uno show restaurant forse sì. Rimanete con noi, a casa tua Show Restaurant arriva tra pochissimo. Oggi vi porteremo in provincia di Reggio Calabria, precisamente nella Piana abbiamo trovato un ristorante che può fare al caso vostro. Non mancate! Bentrovati cari buongustai a casa tua Show Restaurant, al ristorante Il Capriccio di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Vi presento il team del Capriccio partendo dallo chef e gestore, lui è Domenico Salvatore, di lui si dice che è un meticoloso. In sala troverete la dolcissima e altrettanto presente Rosa Marina Cirillo. Sempre in sala il pacato ma molto attento Giuseppe Zito. In cucina a supportare lo chef Federica Nasso, affidabilissima. In questo locale troverete anche un'ottima pizza e lui sì che ci tiene a fare bene questo mestiere, Michele Seminara, il pizzaiolo. Allora chef, sei pronto? Da questo menù verrà fuori il cavallo di battaglia.
Che cosa hai pensato quindi di organizzare? Dai, come proposta per lo show restaurant. Allora, una proposta, un menù completo che comprende dall'antipasto al primo al secondo, compreso di dolce. Andremo su un antipasto tipico della tua provincia? Della mia provincia, certo. Con salumi e formaggi tipici. Immagino quindi che avrai inserito il prosciutto di canolo crudo. Assolutissimamente sì, anche il culatello. E, tra l'altro abbiamo abbinato anche i formaggi che sono la ricotta di mammola. Denominazione comunale di origine, poi tra l'altro, quindi un cavallo di battaglia. E anche delle composte. Con le confetture a base di bacche di goji. Le confetture a base di bacche di goji. Bene, sono poi tra l'altro tra i prodotti che io ti ho consegnato apposta proprio per ispirarti, no? A un menù nutraceutico. Tu che sei attentissimo anche a livello nutrizionale, soprattutto agli allergeni che sono contenuti negli alimenti, cosa che è difficile trovare un po' in giro, per cui devo dire che questo già depone a tuo favore, ma questo l'analizzeremo, poi glielo faremo vedere proprio nel menù come si compone. Andiamo avanti, in questo antipasto quindi cos'altro ci potrebbe essere, oltre alle confetture realizzate a base di bacche fresche di goji italiano? Allora, niente, abbiamo anche il nostro gnocco fritto, che è a base di bergamotto. Wow! E, da abbinare sempre con il culatello e il prosciutto crudo di canolo. Come si presenta questo gnocco? È croccante, buono, dorato. Morbido e croccante? Morbido dentro, croccante all'esterno. Fantastico. Una delizia al palato. Bene, bene, proveremo. E allora poi dimmi un po', si procede niente, con il primo? Poi si procede con il primo, abbiamo una stroncatura tipica di Gioia. Certo. A base di... con il condimento a base di olio, peperoncino. Olio d'oliva, il ter hai utilizzato, il no? Ter, sì, assolutissimamente sì. E lo stocco di Citanova. E... niente, quindi, stocco, naturale, stocco. Semplice, allo stesso tempo molto, molto sfiziosa. Bene, quindi hai pensato di esaltare al massimo le qualità straordinarie del trittico, no? Dell'oleare a carbone, con questo tè Ottobratica, Tombarello e Ciciorello, e dello Stoccafisso, la capitale dello stocco, naturalmente tra l'altro poi è qui a Cittanova, no? Ed è con Francesco D'Agostino, no? Certo. E tu anche il baccalà tratti di questa azienda? Anche sì, anche il baccalà, tra l'altro ce l'abbiamo come secondo, in crosta di mais, che viene servito con l'intrigo rosso. L'intrigo rosso, benissimo. Delle bacche di goji intere, fresche, con dei filetti di cipolla rossa di Tropea IGP. Che vanno ad abbinare appunto bravo, ci piace questa struttura di menù. Vedremo adesso poi al palato come sarà durante lo show. E come concludiamo in dolcezza, chef? Allora, concludiamo con un croccante le mandorle, che sarebbe una gialda croccante proprio di mandorle a julienne. Una mousse di mascarpone aromatizzata al bergamotto e dei frutti di bosco spromontani freschi nostri. Beh, giovane ma bravo, complimenti. Hai girato in lungo e in largo, sia l'Italia che anche il mondo, nonostante la tua giovanissima età. Per cui poi sei arrivato a creare questa struttura che non è proprio tua, le mura non sono le tue, quindi il ristorante dei tuoi sogni deve ancora arrivare. Sì. E noi te lo auguriamo presto. E cos'è che hai portato con te? Qual è stata l'esperienza più formativa di tutto il tuo tour? Credo di essere cresciuto molto a livello professionale. Bene, allora, ritornando al tuo locale, quali sono quindi i tuoi punti di forza? Allora, i nostri punti di forza sono sicuramente la qualità. Noi puntiamo molto sulla qualità. Partendo da cosa? Partendo innanzitutto dal nostro territorio, che abbiamo dei prodotti molto buoni ed è bello e buono valorizzare appunto questi prodotti. Tra l'altro noi nel menù abbiamo tutto a base di prodotti tipici calabresi, della nostra regione, della nostra provincia soprattutto. E meriti proprio lo show restaurant. Anche l'attenzione a un'ottima cantina, hai un'ottima carta dei vini. Sì, puntiamo molto sui vini. In abbinamento territoriale. Territoriale, assolutamente territoriale. E so che per te anche l'acqua è fondamentale. Sì, in questo caso acqua Calabria che è molto molto buona. Bene, favorisce soprattutto la digestione e aiuta i tuoi commensali, almeno così è garantito da tutti gli altri gestori, no, di ristoranti all'alto pari, sembra garantire un benessere proprio a partire già dalla tavola. Quindi bravo il nostro chef, andiamo perché la cucina ti aspetta, l'evento show tra poco arriverà e i ragazzi sono di là? I ragazzi sono di là. Raggiungiamoli perché abbiamo da fare il nostro briefing.
Beh, voi sapete che avete un ruolo importante, lo diciamo sempre in tutti gli show restaurant, oltre a comunicare la vostra cucina, comunicherete più che mai un territorio, comunicherete il lavoro di tante aziende che il vostro chef gestore Domenico ha selezionato e poi la missione più importante è quella di rendere felici i vostri commensali. Squadra che vince non si cambia se il cibo è in bocca, il piatto è pulito e i loro occhi sorrideranno, ragazzi. Allora, ci siamo, giusto? In bocca al lupo anche per questo show e per questa giornata davvero speciale. Allora chef, eccomi, io ti ho portato un po' di prodotti, sciroppo di bergamotto, dei prodotti del sud, il regno delle due Sicilie, che utilizzerai dove? Allora, utilizzerò nel croccante le mandorle. Bene, quindi nel dessert. Chissà quale sarà il cavallo di battaglia che andranno a scegliere i nostri ospiti stasera. Poi la struncatura del pastificio Gioia, che mi ha detto, ripetiamo, olio extravergine. Aglio, peperoncino e stocco. Bene, e poi, tutto il kit a base di bacche fresche di goji italiano biologico. L'intrigo lo utilizzerà nel baccalà che stai preparando? Nel baccalà che sto preparando. Va bene, le confetture. Le confetture che andranno sui formaggi. Benissimo. Buona fortuna, ci vediamo dopo. A dopo. Io quasi quasi mi vado a preparare per lo show. Ok? Bye bye. Pronta? Tu che fai, chef? Ti stai rifocillando? Mi stavo rinfrescando un po' le idee. È importante idratarsi, vero? Importantissimo, soprattutto con un'acqua del genere. E con i ritmi serrati poi che avrai a suon di spadellamenti, di struncatura e cose varie. Dimmi, quali sono le aspettative per questo show restaurant? Allora, le aspettative sono senz'altro di far conoscere al meglio ai nostri clienti i prodotti del territorio calabrese. Quindi accogliere pure i nuovi, no? Che accogliere verranno. Anche nuovi e... L'offerta globale in pratica, cibo, bevande, food e beverage. Tutto. A tutto spiano, va bene. Allora, io ti lascio andare nella tua cucina, anche se ci mancherai in sala, però sappiamo che il tuo punto forte è quello, per cui ti attendo poi per l'uscita e la nomina del cavallo di battaglia. Ok. Va bene? Va bene. Dai, dammi un po' d'acqua, anche a me, gradisco. Prego. Buonasera. Ebbene, ci siamo, parte lo show restaurant presso il ristorante Il Capriccio. Un applauso a tutti quanti voi, benvenuti. Ci siamo con l'entrée, con l'antipasto che caratterizzerà il menù di questa sera. E arriva la proposta del primo piatto, la struccatura del pastificio Gioia. La struccatura è una pasta artigianale realizzata da un maestro pastaio, artigiano appunto della pasta, condita con stoccafisso dell'azienda Stocco e Stocco di Francesco D'Agostino, il prezzemolo fresco, dell'aglio e olio extravergine d'oliva e poi peperoncino di Calabria e le immancabili olive nere a modo. E si procede in questo menù degustazione con il secondo piatto, un baccalà crosta di mais servito, una specialità a base di bacche fresche di goji italiano biologico con filetti di cipolla rossa di Tropea Calabria GP. Si chiama intrigo rosso. Concludiamo quindi lo show restaurant del ristorante Il Capriccio con un dessert. Una cialda di mandorle con una crema allo zabaione aromatizzata al bergamotto, lo sciroppo di bergamotto dei prodotti del sud, il regno delle due Sicilie, tempestato di un sacco di frutti rossi, mirtilli, fragole, tutte a spromontane. Siamo pronti per decretare quale sarà il cavallo di battaglia che potrete trovare al ristorante Il Capriccio di Cittanova in provincia di Reggio Calabria.
cavallo di battaglia del ristorante Il Capriccio è il secondo piatto, nonché il baccalà in crosta di mais con intrigo rosso a base di cipolla rossa di Tropea Calabri GP e bacche fresche di goji italiano bio. Un applauso. E allora adesso sì che possiamo presentare lo chef e tutta la brigata, il suo team, Domenico Salvatore, Rosa Marina, Signore Michele, il nostro pizzaiolo Federica e il nostro Giuseppe. Complimenti ragazzi, allora questo è il team che troverete qui al ristorante Il Capriccio tutti i giorni. Dal martedì alla domenica. Il punto forte di questo ristorante è l'accoglienza. Il piatto che preferite in assoluto è stato l'antipasto. Il secondo sicuramente, il baccalà con impanato con la farina di mais era meritato. Il secondo, il baccalà con intrigo rosso. Il secondo stasera devo dire che è stato veramente eccezionale. Amo mangiare il croccantino alle mandorle, è molto buona la crema al mascarpone con i frutti di bosco. Devo dire che il dessert finale è veramente il non plus. Che dici? È stata una conferma questo evento? Una conferma sì, positivo, molto soddisfatti sia io che il mio team. Ti saresti aspettato il cavallo di battaglia, il secondo piatto? Ci avrei sperato, un piatto che noi abbiamo già proposto. In questo caso non con l'intrigo rosso, ma con altri tipi di abbinamento. Quindi questo sarà il cavallo di battaglia. Sarà il nostro cavallo di battaglia senz'altro. Tutti quanti verranno ad assaggiare senz'altro. Allora io vado a ricordare e a dare qualche informazione importante per mettersi anche in contatto con voi. Posso ragazzi? Grazie, una buona serata. Grazie ragazze, una buona serata. Potrete trovare i cavalli di battaglia dei ristoranti degli Show Restaurant su www.acasatua.tv. Richiedete il vostro Show Restaurant a redazione@acasatua.tv o chiamando il numero verde 800 088 335. Alla prossima!